Siamo in via Bernini, stiamo entrando con le telecamere in quello che è stato l'ultimo covo di Totò Riina. È qui che ha trascorso gli ultimi anni della sua latitanza prima di essere arrestato. È un luogo di grande mistero per la storia della Repubblica Italiana. È qui infatti che sarebbe stato ritardato, secondo alcuni anche colpevolmente, anche se i processi dicono altro, la perquisizione. Qui sarebbero stati portati via da altri boss i documenti della storia della mafia, carte compromettenti con nomi eccellenti probabilmente. D'intatto in via Bernini c'è rimasto ben poco, quasi nulla, tranne i misteri che la villa custodirà forse per sempre. Nei due piani lussuosi, nel residence, nel cuore del quartiere Uditore, Totò Riina trascorse non una latitanza isolata, ma una vita agiata, con moglie e figli, finché il 15 gennaio del 93 non lo arrestarono. La villa sembra una casa bombardata, le uniche tracce di vita sono un paio di bottiglie di liquore, distrutta anche la sala da pranzo e i bagni, ne abbiamo contato sei, i mobili tutti su misura sono stati tirati giù. I carabinieri entrarono nella villa 18 giorni dopo l'arresto, trovarono gli evidenti segni del passaggio di chi aveva ripulito il covo, i pentiti dissero che erano stati addirittura abbattuti e ricostruiti i muri e soprattutto svuotata la camera blindata. Ed eccola la stanza del mistero, la camera blindata che probabilmente custodiva dei documenti importantissimi, documenti che avrebbero potuto far tremare non soltanto Cosa Nostra. Secondo Antonino Giuffrè, la cassaforte custodiva l'archivio di Riina, un archivio finito nelle mani di Matteo Messina Denaro, l'ultimo dei grandi latitanti di Cosa Nostra. Per la ritardata perquisizione c'è stato pure un processo. Alla fine sono stati assolti Mario Mori, all'epoca della cattura di Riina era capo del ROS, e Sergio De Caprio, il capitano ultimo, il carabiniere che mise le manette al capo dei capi. Non ci vuole chissà quale immaginazione per capire che Totò Riina negli ultimi anni di latitanza se la passava piuttosto bene. Questa, nonostante le apparenze, era una villa di lusso. Stiamo arrivando al secondo piano, una grande sala da pranzo, la cucina, dei bagni e il parquet in tutta la casa. Al primo piano ancora bagni e un grande salone. I vandali hanno risparmiato un grande lampadario di cristallo al soffitto. Le cassette alla luce sono state divelte, i sanitari, di ceramica buona, sono in frantumi. In una stanza c'è un vecchio materasso per terra. Una villa con tutti i comfort e con tanto di piscina in giardino. Presto lo scenario cambierà. La villa di via Bernini ospiterà la nuova stazione dei carabinieri di Palermo Uditore. Nel 2010 il comune, prima assegnatario del bene, l'ha restituita alla prefettura e dalla prefettura all'arma dei carabinieri. Per renderla agibile serve 1,5 milioni di euro, li sborserà la regione. La giunta di governo ha deciso di finanziare l'opera per il grande valore simbolico e culturale. Il mese scorso il progetto è stato approvato, nelle prossime settimane sarà bandita la gara d'appalto, entro il primo semestre 2013 la villa diventerà una stazione dei militari. Conti, fa ridere o fa piangere stasera? C'è poco da ridere. C'è poco da ridere. È la storia di due covi, il covo di Bernardo Provenzano e il covo di Totò Riina. Il covo di Bernardo Provenzano l'abbiamo visto ad aprile, poi l'abbiamo rivisto parecchie volte. Lì ci sono entrati tutti, cani e porci, giudici, giornalisti, telecamere, fotografi, abbiamo visto lo speciale di Anna La Rosa, lo speciale di Vest, tutto abbiamo visto, come se si avesse la certezza che lì non c'era niente da trovare, si potevano riprendere le caciotte, le ricotte, le cicorie, le dentiere, le radiografie della prostata, i pizzini dove non è stato trovato assolutamente niente di importante. Come se si volesse lanciare un messaggio. Vi pare che un vecchietto che vive in mezzo al letame davvero possa avere rapporti con le istituzioni, con la politica, eccetera. Poi c'è l'altro covo, quello che non abbiamo mai visto, e quello dove era proprio vietato entrare. Il titolo del film lì era Non aprite quella porta, ed era il covo di Riina. 15 gennaio 93 Riina viene arrestato, i carabinieri che l'hanno brillantemente arrestato si dimenticano di andarlo a perquisire, o meglio, bloccano una perquisizione e poi lo abbandonano a disposizione della mafia, perché poi la mafia l'ha perquisito il covo, lo Stato no, ma la mafia sì. E questa storia c'entra molto con la trattativa di cui abbiamo sentito parlare, perché ci racconta dell'atto finale,
di una trattativa. L'arresto di Rina chiude la trattativa che due ufficiali dei carabinieri, l'allora colonnello Mori, vicecomandante del ROS, e il capitano De Donno avevano avviato appunto con il padre di quel Ciancimino che abbiamo visto lì, che era il sindaco di Palermo, condannato per mafia, eccetera, eccetera. Trattativa che si svolge proprio durante e dopo le stragi, tra l'estate del 92 e il gennaio 93, cattura di Rina. E recentemente è uscita la sentenza di primo grado a carico dei due ufficiali come che arrestarono proprio, e non perquisirono. Come funziona tecnicamente il fatto che dovevano perquisire e poi smontano questa perquisizione? Ma guarda, proprio gli atti di questo processo che è finito in primo grado ci dicono che cosa è successo, no? Perché il problema che stava dietro è appunto che cosa non si voleva trovare o si temeva di trovare in quel covo. Trattativa è una trattativa che viene fatta forse in buona fede per cercare di capire perché la mafia sta dichiarando guerra allo Stato italiano e vedere che cosa si può fare. Il problema è che come viene recepita da Totò Riina è esattamente il contrario. Riina brinda quando sa che i carabinieri si sono fatti vivi. Vuol dire che le stragi pagano. Abbiamo ucciso Falcone e lo Stato già viene a patti. E quindi per alzare la posta della trattativa alza il tiro e progetta la strage Borsellino e progetta le stragi che un anno dopo verranno poi realizzate a Milano, Firenze e Roma. Nel processo è stato ricostruito che cosa è accaduto intorno a quel covo e quindi che alle 8:28 del mattino del 15 gennaio 1993, giorno in cui Giancarlo Caselli si insedia alla procura di Palermo, viene arrestato Totò Riina dagli uomini del ROS, grandi festeggiamenti. La prima cosa che fanno i magistrati è mandare alcuni carabinieri della territoriale e un pubblico ministero a perquisire la casa dove Riina abitava, anche se era stato arrestato a qualche chilometro di distanza. Mentre parte la perquisizione arriva il capitano ultimo, il leggendario capitano ultimo, quello della fiction, che non è Raul Bova ma si chiama Sergio De Caprio, che chiede alla procura di soprassedere. Blocchiamo e rinviamo di qualche giorno la perquisizione perché il covo noi non l'abbiamo ancora bruciato, Riina l'abbiamo arrestato lontano, quindi magari i mafiosi che assistono la latitanza di Riina, sono i fratelli Sansone e i loro uomini, metti che vadano a casa a prendere la moglie. Chiamo anche loro. C'era la moglie Ninetta Bagarella e i quattro figli nella casa di via Bernini 54. Metti che vadano a prendere della roba, metti che Riina abbia delle carte che vadano a prendere pure quelle, quindi noi giustamente stiamo lì in agguato. Invece? La procura dice va bene. Naturalmente qual è il presupposto per prenderli se vanno al covo? È quello di starci davanti al covo o almeno di mantenerci una telecamera. Invece inopinatamente alle 4 dello stesso pomeriggio di quel 15 gennaio il furgone camuffato dei ROS abbandona la zona antistante via Bernini e stacca anche la telecamera che era nascosta in un lampione e riprendeva giorno e notte l'ingresso del complesso residenziale. Da quel momento il covo è totalmente al blackout, al buio. Per cui che cosa succede il giorno dopo? Succede che davvero i fratelli Sansone e i loro uomini vanno al covo, prelevano la moglie e i quattro figli di Riina, li caricano su un taxi e li mandano a Corleone. Poi, visto che sono indisturbati, ritornano nei giorni successivi e che cosa fanno? Ripuliscono il covo, portano via tutto con l'impresa dei traslochi, non lasciano nemmeno più un capello e poi, visto che non incontrano nessun ostacolo, tornano una terza volta con gli imbianchini e l'impresa edile, ritinteggiano e addirittura ristrutturano alcuni muri, modificando la morfologia dell'appartamento di Riina. Il tutto senza che nessuno si accorga di niente. È stato condannato il generale Mori? No, sono stati assolti entrambi gli ufficiali. Ma questo è importante, i processi non servono solo a stabilire se i fatti sono reato, servono anche a stabilire i fatti come sono avvenuti. Vero? E quindi questo processo ha stabilito che i fatti sono avvenuti così, ma non c'è la prova che i due ufficiali l'abbiano fatto apposta per favorire la mafia o per favorire qualcun altro. Però dicono delle cose molto pesanti dal punto di vista disciplinare, perché stiamo parlando di militari anche molto specializzati nella cattura dei latitanti. E allora che cosa succede? Succede che i giudici scrivono quattro cose. I due ufficiali si sono difesi naturalmente dicendo che loro hanno avuto un malinteso con la procura, che non si sono capiti, che restare lì davanti era troppo pericoloso, che poi la strada era stretta, che gli uomini erano stanchi e poi comunque era inutile rimanere in osservazione. Ma sono affermazioni contraddittorie, lo mette in rilievo la sentenza.
Se tu non puoi restare lì davanti, allora prima di andartene perquisisci il covo. Altrimenti, se non vuoi perquisire il covo, stai lì davanti per arrestare, perché se stai lì davanti porti a casa qualche arresto. Se perquisisci il covo porti a casa qualche carta, magari, ma se non fai nessuna delle due cose rimani con un pugno di mosche, ed è quello che è successo, e invece la mafia ha portato via tutto, ha fatto lei la perquisizione. Che cosa scrivono i giudici? Stiamo parlando non del livello penale che ormai è finito, ma è importante la ricostruzione dei fatti, no? Per capire che cosa sta succedendo oggi e che cosa c'è di non detto in tutte queste storie di trattative. Scrivono alcune cose, la sentenza è recentissima. Dispositivo del 20 febbraio e 3 mesi dopo le motivazioni. Escludono di avere le prove per condannare penalmente perché non c'è la prova che hanno fatto apposta a non perquisirlo, però dicono: A. La posizione di Riina ai vertici della mafia ben poteva far ritenere che lui conservasse nella sua casa un archivio rilevante per le successive indagini di Cosa Nostra. Però noi quell'archivio non ce l'abbiamo, l'ha portato via la mafia se c'era. E visto che la sua famiglia era rimasta in via Bernini, era ipotizzabile facilmente che altri mafiosi andassero lì. E dato che Riina aveva in tasca, quando l'hanno arrestato, dei pizzini sugli appalti, eccetera, beh, è molto probabile che a casa tenesse roba molto più importante di quella che si teneva in tasca. Insomma, l'omessa perquisizione della casa e l'abbandono di quel luogo, fino ad allora sorvegliato, hanno comportato il rischio di una devianza grave delle indagini, che poi, di fatti, si è realizzata e verificata. Allora la domanda è: ma il capitano Ultimo e il generale Mori, perché oggi è generale, erano distratti o c'è dell'altro? E che cosa? E quali documenti si teneva di trovare dentro? Bella domanda da fare a una commissione antimafia. Esatto, adesso si sta insediando. Ti dico ancora due cose che dice il tribunale. Dice: la procura ha calcolato il rischio di disperdere queste prove non andando lì dentro a fare la perquisizione. Ecco perché, dicono i giudici, la procura aveva dato l'ordine preciso, la disposizione, la condizione per rinviare la perquisizione, che lì si rimanesse a osservare e a riprendere quello che succedeva. Quindi la procura è stata ingannata, la procura per 15 giorni è rimasta convinta che il Rosso stesse osservando, e il Rosso invece era andato via. Tant'è che poi alla fine, quando hanno fatto la perquisizione, alla fine di, dopo quei famosi 18 giorni, non hanno trovato più nulla. Hanno trovato anche la vernice fresca. Se ne occuperà la commissione antimafia. Sì, ti dico ancora una cosa e poi veniamo all'antimafia. Il sito, dicono i giudici, fu abbandonato e nessuna comunicazione fu data agli inquirenti. Questo elemento certamente è idoneo all'insorgere di una responsabilità disciplinare. Cioè, noi abbiamo una sentenza del Tribunale di Palermo e dice che ci deve essere un procedimento disciplinare a carico di queste persone, soprattutto a carico del generale Mori, che oggi, non dimentichiamolo, è stato nominato qualche anno fa capo del SISDE dal governo Berlusconi ed è stato confermato anche dopo questa sentenza dal governo dell'Unione, e nessuno ha posto problemi. Se vuoi dire allora qualcosa sull'antimafia, c'hai 30 secondi per farlo. Sì, la commissione antimafia... Non ti posso interrompere con la pubblicità, sennò sembra che sto censurando un discorso sulla mafia. La commissione antimafia sta per insediarsi, però è cominciata maluccio, perché c'è stato un animato dibattito su un problema segnalato dall'onorevole Napoli di AN e Licandro dei Comunisti Italiani, che hanno detto: perché non escludiamo gli imputati di mafia, i condannati di mafia e gli avvocati di mafia dalla commissione antimafia? La domanda è: perché prima si poteva? E invece sì, prima si poteva. Allora che cosa fanno? Propongono degli emendamenti alla legge che istituisce la commissione antimafia, però questi emendamenti vengono bocciati in commissione affari costituzionali da uno di Rifondazione Comunista, addirittura Forgione, da Violante e da un certo Dalia, e dice: non facciamo distinzioni fra condannati e condannati, per carità, perché potrebbe entrare in commissione antimafia un condannato per corruzione e non più un condannato per mafia. Lì potevano escludere tutti i condannati per tutti i reati e tagliavano la testa al toro, invece non ci hanno pensato. E in aula questa proposta ha avuto 21 voti favorevoli su 630 deputati. Evidentemente avremo una commissione antimafia dove potranno entrare anche imputati e condannati per mafia. Una cura omeopatica contro la mafia, una piccola iniezione di mafia per combatterla meglio. Bene, sta fra poco... La Villa Covo di Totò Riina è sede di stazione dei Carabinieri. La caserma è intitolata Bartolotta e a Trapassi. L'inaugurazione e l'intervento di Alfano. Ecco le immagini della Villa Covo di Totò Riina a Palermo nel 1993, pochi giorni dopo l'arresto, il 15 gennaio, del capo dei capi. I carabinieri fuori all'ingresso. Il citofono con i nomi dei residenti.
Ecco dentro, ancora i carabinieri, la piscina. E poi l'esterno della villa, sigillato e non accessibile. Due anni dopo la stessa villa covo di Riina e caserma dei carabinieri che volano in elicottero sopra l'ultima reggia della latitanza delle bosse di Corleone. Al civico 54 in via Bernini nel quartiere cosiddetto Uditore. E infatti la caserma è la stazione Uditore. Ecco la villa a due piani, oggi sede militare. Camminando lungo il vialetto che costeggia il giardino seminato con delle palme, è ricavato dove un tempo è stata la piscina. Ed ecco gli interni e alla parete i quadri con le fotografie dell'appuntato Salvatore Bartolotta, agrigentino originario di Castro Filippo, e del maresciallo palermitano Mario Trapassi, vittime della strage ordinata da Riina contro il procuratore Rocco Chinnici in via Pipitone Federico il 29 luglio 1983. E la caserma è intitolata Bartolotta e Trapassi. Poi i carabinieri guidano la telecamera tra le stanze che all'epoca sono state la dimora di Totò Riina e della sua famiglia e che adesso sono trincea degli stessi carabinieri a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Anche le pareti sono adornate con quadri che illustrano gesta militari. E poi la telecamera è dentro ciò che fu la camera da letto di Riina e che oggi è l'ufficio del comandante. La villa di Riina, Ninetta Bagarella e dei quattro figli è stata confiscata definitivamente nel 2007 ed è stata assegnata all'Arma. Un altro immobile dello stesso complesso residenziale, anch'esso confiscato, è sede dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, in via Bernini 52. E all'attaglio del nastro, il 16 febbraio 2010, intervenne l'allora ministro degli interni, Roberto Maroni. Adesso invece a tagliare il nastro della stazione Uditore, Salvatore Bartolotta e Mario Trapassi, è stato il ministro degli interni, Angelino Alfano. Oggi questa villa viene data a chi? Dallo Stato che l'ha presa, viene data ai carabinieri e io ringrazio i carabinieri per la lungimiranza che hanno avuto nell'avere devoluto questa casa alla sicurezza di Palermo e alla sicurezza della nostra terra e averla dedicata a due loro colleghi, a due uomini in divisa che hanno perso la vita proteggendo un magistrato. Si tratta dei nostri uomini, Trapassi e Bartolotta, a cui va la nostra eterna gratitudine e la nostra eterna gratitudine va ai loro familiari che non hanno mai smesso di soffrire. È stato in cella con me, non si è visto più, è muto. 19 anni addietro, tra due giorni, il 15 gennaio, sarebbe stato fuori da qui, l'ultima volta da uomo libero, dopo 23 anni di latitanza. I carabinieri sono appostati, lo seguono e lo arrestano. Corso e ricorso storico. Adesso, dove sul citofono, eccolo, è stato scritto Sansone dal nome dei costruttori, sarà invece scritto Caserma dei Carabinieri. Sì, infatti, il rifugio del capo dei capi, con la piscina, eccola, in un lussuoso complesso residenziale, in via Bernini 54, nel quartiere Uditore, a Palermo, sarà caserma dell'Arma. E dopo l'arresto di Riina è stato anche casa dei misteri. La perquisizione è ritardata, quasi un mese, il tempo necessario a Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella per bonificare l'abitazione. E tanta roba fu ammonticchiata fuori al giardino e bruciata.
tanto che Bagarella poi si arrabbiò con i suoi amici, perché, accecati dalla fretta, avrebbero bruciato anche parte del corredo della sorella Ninetta, la moglie di Totò. Adesso la zona sarà monumento e testimonianza della legalità in Sicilia, a futura e perenne memoria. Il finanziamento è di 1.309.000 euro ed è firmato dall'assessore regionale alle infrastrutture, Pier Carmelo Russo. E la regione compra anche le attrezzature, fino a 50.000 euro. Il decreto è stato consegnato oggi dallo stesso Russo alla comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo, Teo Luzzi. I numeri: terreno di 1.720 metri quadri, un piano seminterrato ed un altro rialzato, più altre due stanze attigue, per una superficie coperta di 500 metri quadri. I lavori di ristrutturazione si concluderanno entro 12 mesi. Nello stesso complesso residenziale vi è un'altra villa confiscata alla mafia, che da oltre un anno ospita la sede dell'Ordine dei giornalisti siciliani. Anche a Corleone la casa che sarebbe stata della famiglia Riina è stata confiscata nel 2001 e oggi è caserma della Guardia di Finanza. 3 piani e 6 appartamenti, uno per la moglie Ninetta, gli altri per i 4 figli e per il cognato Leo Luca Bagarella. È un bene restituito certamente alla città e soprattutto ai carabinieri, una restituzione dovuta per molti versi, nel senso che ognuno di noi immagino ricordi dove si trovasse quando venne arrestato Riina e così pure quando vennero uccisi Falcone, Borsellino, il generale Dalla Chiesa, e questi ricordi oggi si saldano qui e si saldano tutti in positivo. Restituiamo questo bene alla città e lo togliamo soprattutto ai mafiosi. E questo gesto è particolarmente importante, nel senso che ha addirittura sortito una legge regionale, infatti nella legge sull'housing sociale è contenuta una norma che consente di destinare una quota delle risorse, e sono parecchie, in materia di servizi al territorio a questo tipo di interventi. La regione siciliana, il Parlamento della regione, il governo della regione non sono mancati e continueranno a non mancare in questo tipo di attività. Beh, per noi chiaramente è una giornata importante, perché da un lato è vero che sistemiamo una stazione carabinieri in un quartiere difficile come quello di Uditore, e quindi avremo modo di meglio esprimere la vicinanza al cittadino, dall'altro ha anche un significato storico ed etico. Questa è l'abitazione di Salvatore Riina nell'ultimo periodo di latitanza, e quindi viene trasformata questa palazzina da un sistema di criminalità a un presidio di legalità. Quindi moralmente è anche una vittoria dello Stato sul male.